Ciao a tutti da estremearte.com, quest'oggi ci andiamo a vedere l'unboxing delle nuove Speedlink Conux Stereo Headset compatibili con il controller della PlayStation 4. Come possiamo vedere, nella parte frontale abbiamo l'immagine del prodotto, affiancata da questo piccolo riquadro che ci riporta la compatibilità con il controller della PlayStation 4. Più in basso troviamo alcuni bollini che ci indicano alcune caratteristiche del prodotto, come la presenza di un cavo di lunghezza 1 metro, la presenza di un microfono flessibile. E la superficie esterna del prodotto realizzata è completamente rivestita in gomma e la presenza di un controllo del volume sul filo. In basso troviamo il nome del prodotto con alcune caratteristiche scritte in inglese, francese e tedesco. Nella parte posteriore cosa abbiamo? Abbiamo sempre alcune caratteristiche del prodotto scritte in varie lingue, tra cui l'italiano, e alcune immagini del prodotto che ci spiegano le funzionalità dello stesso, come la possibilità di regolare in altezza le cuffie, la possibilità di regolare in qualsiasi posizione il microfono in quanto flessibile e la presenza della funzionalità di regolare il volume tramite il controller presente sul filo. Più in basso troviamo esplicitato il contenuto della confezione. I lati della confezione riportano solamente alcune immagini del prodotto e non nessuna caratteristica. Aprendo la confezione, cosa troviamo? Ah, prima di tutto troviamo il bundle che accompagna il prodotto, che è costituito solamente da due manualetti per l'uso del prodotto stesso. E infine troviamo le cuffie protette all'interno di una busta come possiamo vedere, le cuffie sono realizzate interamente in colore nero con la superficie esterna interamente gommata e come possiamo vedere l'archetto realizzato interamente in pelle imbottita di colore nero e presenta sulla parte superiore il logo Speedlink realizzato in bassorilievo. Come possiamo vedere, l'archetto è regolabile in altezza e sui lati riporta la lettera che ci indica se il padiglione è destro o sinistro. Riporta 3 fori su ogni padiglione, che hanno solamente una funzione di design. E inoltre troviamo sul padiglione destro troviamo un piccolo cerchio con all'interno una grafica che contiene il nome del prodotto stesso. I padiglioni sono realizzati in hanno presentano una imbottitura rivestita in pelle con all'interno un tessuto in colore rosso. Sull'altro lato troviamo il microfono che non è separabile dalle cuffie stesse e che presenta una angolazione di 90 gradi. Ed è interamente flessibile e regolabile in più modi. Non presenta alcuna spugnetta sulla terminazione del microfono. Inoltre, il cavo non è separabile dalle cuffie, è realizzato in gomma e ha una lunghezza di 1 metro, in quanto ha una lunghezza contenuta per la maggiore compatibilità con il controller della PlayStation 4, in quanto un cavo troppo lungo avrebbe dato intralcio all'utilizzo del gamepad. Il controller del volume ci permette di regolare il volume aumentandolo o diminuendolo, ma non ci permette di disabilitare il microfono. Inoltre abbiamo la terminazione del cavo che finisce con un jack da 3,5 realizzato placcato in oro che trasmette sia il segnale audio sia il segnale del microfono. Allora, possiamo dire che per questo piccolo video unboxing è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta che conterrà maggiori immagini e le nostre impressioni su questo prodotto. Quindi possiamo dire per quest'oggi davvero tutto. Dallo staff di Streamard un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!